lavorato con Spaghetti House, con Manfredi, carino, ma c'è una scena molto bella che io non riuscivo a fare, e dovevo dire una frase con ironia e nello stesso tempo. Per essere così, per essere divertente, per tenere tutti allegri. Nello stesso tempo dovevo piangere perché ero il più debole di tutti, il più piccolo e il più debole. Non riuscivo a fare questo salto dall'ironia al pianto. Allora mi ha portato nel camerino, nel suo camerino, e mi ha detto: Sandro, parlami di te. E gli ho raccontato un po' la mia storia, che non è poi molto, cioè abbastanza triste. Va bene, dopo è andato sul set e dice: Vabbè, sei pronto, Sandro? Primo piano, ciak, bene. Allora dico la frase con ironia, eccetera, eccetera. Dopo un po' mi fa, fu lui fuori campo, cioè, ti ricordi della tua Sardegna? Hai lasciato la tua famiglia e tuo padre è andato su in paradiso, eccetera, eccetera. Ha cominciato a piangere. Cioè, stop, buona la prima. Questa è stata la scena. È stato molto, molto bravo, veramente. Ettore Scola, invece, la stessa cosa che è successa con Verdone. Avevo i capelli lunghi, dice: Sandro, ti tagli i capelli? Sì. Quindi tu pensi in quel periodo, giravamo a Torino e prendevo il taxi o gli autobus per vedere un po' Torino, e ho questi capelli, ero rasato completamente, e mi guardavo e dicevano: Questo forse ha dei problemi, perché nessuno aveva i capelli così. Adesso c'era tutti così. Allora no, sto parlando del 80, 81, 82, insomma, quel periodo lì. E Tutti capelloni, eh. poi a scuola, un regista, guarda, avrei fatto tutti i film con lui, anche gratis. Troppo bravo. Guarda, abbiamo girato in Egitto e dopo circa una settimana di lavoro siamo dovuti rientrare, no, forse anche di più, siamo dovuti rientrare a casa perché Beppe Grillo stava malissimo, l'ha portato in barella, ambulanza. Madonna. Perché non so cosa ha mangiato. Noi forse abbiamo mangiato un po' di insalata, pensavamo tutti. Quindi siamo tornati, abbiamo fermato il film per un mese, poi Grillo ha detto: Io non lo faccio più perché non posso mangiare, cioè lo faccio se mi date, se comprate la roba in Italia, spaghetti, eccetera, eccetera, se mi date un cuoco italiano e se cucina per me. Quindi cucinava per lui, ma spesso invitava anche noi e mangiavamo tutti insieme. Mamma mia. Te la devo dire questa perché è carina. C'era Michel Coluche, che era il protagonista. Protagonista, sì. Michel Coluche, che dalla mattina alla sera si faceva certe spinelli. Che infine, una volta ha offerto uno spinello a Beppe, Ok. e doveva fare questa scena, stava nella tenda, e con Fabio Testi dovevano uscire a dire delle battute. Allora il regista, azione, e questi che avevano appena fumato questo spinello cominciavano a ridere, non uscivano mai, ridevano e basta. Mezza giornata per fare stasera perché non ce la facevano. E quindi è stato contagioso anche il ridere, perché poi tutta la troupe rideva, anche il regista naturalmente. Mi ricordo anche questa cosa che a me fa tanto ridere, di Norisi. Di Norisi, usava sempre il megafono, e quando c'erano le comparse egiziane, no? Lui non parlava egiziano, parlava italiano, e le comparse lo capivano. E allora con questo megafono arrivava fino alle orecchie di questi poveracci, dice: Oh, sto dicendo a te che parlo arabo! Questo è tutti, arrivano. Vabbè, è una casa vacanze, in genere affittiamo d'estate, solo d'estate. Gli stranieri. Abbiamo già tutto prenotato, giugno, luglio, agosto, Mazza, settembre. complimenti. Niente, io mi diverto con la vigna, con l'orto, con le olive, facciamo. Quest'anno abbiamo fatto 600 litri d'olio. Complimenti. È la mia passione. Poi, se mi capita qualche film, lo faccio. Non adesso, in tempo, perché mi hanno chiamato per un film in Calabria.
Naturalmente non ci vado, prima perché non sono vaccinato e poi perché c'è il Covid. Poi ho rifiutato un film a puntate per Rai 1, una serie televisiva. Cioè non mi muovo finché... Invece in programma, cioè, sto scrivendo, quasi finito, è un libro con mia moglie, e Pane e Zucchero, che è anche una sceneggiatura. Quindi in futuro io avrei un film che si intitola Un cuore grande così, che è una storia del mio primo libro, e poi Pane e Zucchero. Vorrei fare il regista nel primo e il regista nel secondo, se è possibile. Ma hai figli? Nipoti? No, ci siamo sposati tardi noi.